Buongiorno, siamo qui all'ospedale San Gerardo di Monza per la donazione da parte di Brianza per il cuore del nuovo dispositivo AcuVein. Come funziona questo nuovo dispositivo e quali sono soprattutto i vantaggi per i pazienti? Allora, oggi questa donazione per Brianza per il Cuore è una donazione di grande importanza perché il grande valore di questo piccolo apparecchio, che è un laser che illumina le vene e dà la possibilità a quei pazienti che hanno delle patologie importanti, quindi hanno le vene disastrate, di non andare per tentativi, ma di trovare subito la vena, perché il laser evidenzia la vena, quindi l'infermiere può mirare subito il bersaglio, chiamiamolo così. Quindi è una donazione per noi importante perché è una donazione per la prevenzione, è un apparecchio sanitario, ma soprattutto in questo caso noi ci interessa alleviare il dolore, il fastidio di quando si fa un prelievo, perché tutti noi quando facciamo il prelievo comunque non sempre si riesce a trovare la vena, è sempre fastidioso. E il fatto di riuscire, visto che Brianza per il Cuore si occupa soprattutto dei cittadini, il fatto di riuscire a togliere un fastidio è una cura maggiore che noi facciamo per i nostri cittadini e per l'ospedale San Gerardo. Visto il grande vantaggio di questo piccolo dispositivo, è possibile che nell'immediato futuro ne vengano donati altri al reparto? Allora, sicuramente questo dispositivo dovrebbe essere presente in tutti i reparti dell'ospedale. Ovviamente è un dispositivo oneroso, quindi non è così facile averlo. Sicuramente Brianza per il Cuore negli anni ha sempre cercato di andare incontro all'azienda ospedaliera donando degli apparecchi sia alla cardiologia che alla cardiochirurgia 118. E in questo caso noi l'abbiamo fatto volentieri perché noi possiamo fare ciò dove l'attività è la nostra. Ovviamente negli altri reparti ci saranno altre associazioni che si occuperanno di questo. Se la cardiologia e la cardiochirurgia ce ne dovesse essere un altro, sicuramente provvederemo. Per il momento siamo felici di questo apparecchio innovativo. Grazie per il vostro impegno da MB News. Grazie a voi.